E queste due persone sono state uccise dalla furia islamica di chi ha deciso di interrompere la vita di due cittadini italiani, e come loro ce ne sono tanti altri. Il problema, Presidente, è che venerdì non c'era nessuno a rappresentare lo Stato italiano. Non c'era nessuno ai funerali di questi due cittadini italiani. C'erano i banchi vuoti. E la gente se n'è accorta, e la gente l'ha commentato, e la gente si chiede il perché due cittadini italiani che sono morti in quel modo così violento vengano totalmente dimenticati dai soloni della sinistra, che si fanno fenomeni quando bisogna andare a farsi vedere, ma poi sono totalmente assenti quando ci sono due italiani che vengono a mancare per mano di terroristi internazionali. E quindi io questa domanda ve la pongo, e la pongo a quest'Aula, e mi piacerebbe in futuro averla una risposta da parte di quei fenomeni che quel giorno erano a fermo. La farò anche al Presidente della Repubblica per chiedergli se magari ci può spiegare come facciamo e come fanno queste persone, e soprattutto le persone di Voghera, soprattutto i parenti di queste persone, a non vivere nell'ansia. Forse bisogna mettergli la scorta. Grazie.